Più di 600 studenti hanno sfilato in silenzio questa mattina dal liceo Gian Battista Vico fino al cinema Pacifico. Un silenzio ricco di significato in memoria delle vittime di tutte le mafie. In testa al corteo, l'albero della legalità. Ad attendere i ragazzi al cinema il giudice Giuseppe Ayala, pubblico ministero al maxi processo del 1992 contro la mafia. Si è parlato moltissimo dei rapporti tra lo Stato e la mafia, questi sono i filoni, diciamo così, che vengono trattati maggiormente dalla magistratura. Un suo pensiero al riguardo e dove si colloca a questo punto la giornata della legalità? Ma guardi, quello che bisogna capire, ma molti hanno capito, che la legalità, a parte che è una scelta etica, è un valore. Io ho inventato uno slogan: la legalità conviene, nel senso che il problema fondamentale del nostro paese è che noi conviviamo con un tasso di illegalità che è sconosciuto a qualunque democrazia occidentale. Due numeri: ogni anno la corruzione in Italia fattura 60 miliardi di euro, l'evasione fiscale ha superato i 130 miliardi di euro e le mafie varie fatturano circa 140 miliardi di euro. È chiaro che questa è una palla di piombo che pesa sull'economia del paese, sulla vita sociale, politica, e quindi è un nodo fondamentale da sciogliere per sperare che questo paese riprenda. Perché? Io vado, è una forma di volontariato che faccio da molti anni, vado nelle scuole, anche nelle università, a parlare con i ragazzi, perché credo che formare la generazione degli adulti, anche la classe dirigente di domani, con la consapevolezza, proprio in questi anni in cui i ragazzi a scuola si formano, della straordinaria importanza che per la salute della democrazia è legata al rispetto delle regole da parte di tutti, anche della piccola quotidianità. Questo è, penso, un modo di aiutare questo paese a risollevarsi. C'è anche un dato egoistico: io spero di vivere a lungo e quindi di vivere anche in un paese in cui i ragazzi con cui parlo oggi nelle scuole poi saranno la classe dirigente di questo paese. Se ho potuto dare un contributo a far capire loro quanto è importante la legalità in un paese, io mi sento utile, e quindi è per questo che lo faccio. I ragazzi della Vico Music Band hanno accolto il giudice intonando Don Raffaele di Fabrizio De André. Subito dopo è stato proiettato il video di un'intervista in cui Giovanni Falcone spiega ai cronisti cos'è la mafia e come può essere sconfitta. La preside dell'istituto ha poi presentato ufficialmente ai ragazzi il giudice Ayala, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera. È di poche ore fa la notizia della condanna a 15 anni di carcere per strage a Gaspare Spatuzza, killer di fiducia dei fratelli Graviano, che aveva iniziato a collaborare con la giustizia 5 anni fa, rilasciando false dichiarazioni proprio sull'eccidio di Via D'Amelio, in cui il 19 luglio del 1992 persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Cosina e Claudio Traina. È di poche ore fa la notizia delle condanne, diciamo così, per i mandanti o comunque per gli esecutori della strage di Via D'Amelio. A più di 20 anni dalla strage, dall'uccisione di Paolo Borsellino, quanto è stato fatto e quanto resta da fare? Io devo dire che la Procura della Repubblica di Caltanissetta, con un lavoro straordinario, ha scoperto una cosa agghiacciante, e cioè dire che la verità processuale che era stata costruita a proposito della strage di Via D'Amelio era falsa. E quindi si è dovuto azzerare tutto e ricominciare da capo. Ora, non è per essere fiducioso a oltranza, però mi pare che si possa dire che, sgombrato il campo dal falso, speriamo che si costruisca il vero. Perché sono molto complicate queste indagini, molto difficili? Perché non c'è dubbio, l'ho sempre detto, che sia nella strage del 23 maggio a Capaci, sia in quella del 19 luglio, non è responsabile soltanto Cosa Nostra. Cosa Nostra è responsabile, questa è fuori discussione, ma è molto probabile, molto verosimile, io personalmente ne sono convinto, ci sono coinvolti anche pezzi deviati dello Stato, e questo rende molto più complicato il lavoro. Ecco perché dopo 20 anni, come giustamente diceva lei, anzi 21 sono questa, ancora una verità piena non l'abbiamo ottenuta. Dobbiamo avere fiducia nei magistrati, nel lavoro in cui sono impegnati, e speriamo che abbiano successo, sia pure a distanza di tanto tempo.